Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con i fatti e le opinioni. Oggi parliamo di politica, parliamo della politica nazionale che sta vivendo ore di grande fermento per la nascita del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Sembra che questo cammino si stia mettendo bene per il presidente incaricato che ora dopo ora, giorno dopo giorno, incassa messaggi incoraggianti da parte delle forze politiche. Nascerà un governo tecnico, nascerà un governo politico, un governo tecnico-politico. Beh, le previsioni le facciamo e soprattutto gli scenari li inquadriamo con la presenza in studio oppure attraverso i mezzi tecnologici online. Appunto, ciò a causa delle disposizioni di distanziamento che naturalmente riguardano anche i nostri ambienti di lavoro, con i parlamentari eletti in Abruzzo che abbiamo invitato a questa trasmissione. Intanto io saluto e ringrazio i due presenti in studio che sono Nazario Pagano, senatore coordinatore regionale di Forza Italia. Non diamo la buonasera ai nostri telespettatori, ma registriamo in orario antimeridiano. E il collega, questa volta deputato, quindi parlamentare comunque anche lui, e Camillo D'Alessandro di Italia Viva. Buonasera, buonasera anche a lei. In collegamento, ecco, vediamo, si sta componendo una triade di senatori molto autorevoli, intanto ce ne sarà anche un altro più tardi. Saluto e ringrazio Alberto Bagnai della Lega in alto a sinistra in questo caso, Gaetano Quagliariello in alto a destra in questo caso, di Idea Campiamo, e il senatore D'Alfonso lo vediamo al centro in basso al momento. Questa è la meccanica di Zoom che insomma propone le configurazioni tecnologiche a prescindere da quelle politiche, perché altrimenti difficilmente avremmo visto Bagnai a sinistra. Io vi dico subito che sarà importante ascoltare inizialmente Luciano D'Alfonso, perché altrimenti poi ci dovrà lasciare, quindi sta per andare a presiedere una commissione, presidente della commissione finanze di Palazzo Madama, autorevole esponente del Partito Democratico. Allora diamo il buongiorno a tutti voi senatori e una buonasera ai nostri telespettatori, visto l'orario di messa in onda della trasmissione. D'Alfonso, cosa sta accadendo in queste ore a Roma? Noi la vediamo a Palazzo Carpegna, Senato, cuore cruciale dei numeri che si cercano per dar vita alla nuova maggioranza, quella che sosterrà Mario Draghi, in un governo che sarà tecnico-politico, insomma, che aria tira, D'Alfonso? Buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie anche per questa composizione geometrica, politica, di impertinenze culturali che avete messo in campo. Dicevo che si sta riprovando a dare un governo all'Italia sapendo che non è un periodo neutro, né per la storia nazionale, né per le storie e per le economie territoriali, e neanche per la vicenda internazionale, starei per dire planetaria. Serve ridare un governo, perché un governo non è un elemento di arredo, non è, diciamo, un'opera che si mette su una parete per riempire un vuoto. Il governo di una repubblica, il governo di un ordinamento, prende decisioni, colloca risorse, riconosce priorità, fronteggia emergenze. Questa crisi si poteva evitare, questa crisi è intervenuta, adesso viene messa in campo un'offerta politica, istituzionale, economica, che secondo me non deve perdere un solo giorno, neanche nella discussione terminologica, dialettica, se è più tecnica o più politica, anche perché è una discussione, mi potranno aiutare anche gli accademici prestati, che sono lì a studio, da quello che capisco. Una discussione costruita sulla coppia c'è più politica o c'è più tecnica è francamente una discussione da tempo libero. Perché? Noi abbiamo bisogno della consapevolezza politica sulla gravità delle priorità che dobbiamo riconoscere, e poi abbiamo bisogno di competenza tecnica per non fare errori nella spesa, nell'investimento, nel debito buono, sui tempi, sulle modalità esecutorie. Ma questa coppia politica e tecnè sono assolutamente necessari per fare in modo che l'Italia recuperi tempo. Ma sto osservando con alcuni colleghi che sono anche in questo momento connessi con questa trasmissione la situazione del bilancio della Repubblica Italiana. Siamo nei fatti ad un anno fiscale in bianco che ha tolto la possibilità della raccolta tributaria, e noi dobbiamo fare in modo che la ripresa della ruota dell'economia riconsenta l'afflusso delle risorse nel bilancio dello Stato, con un sistema, per esempio, di raccolta tributaria che si sposti dalle persone alle cose.
ma che questo accada sul recovery non dobbiamo essere dilettanti. Sapere che l'investimento che si fa è capace di modernizzare, infrastrutturare, arredare solidamente territori, città, imprese, economie. Su tutto questo io ho visto, diciamo così, una improvvisazione anche da parte di chi criticava. Noi dobbiamo sapere che una grande risorsa che a volte viene presa a calci è la risorsa tempo. Sul tempo molte volte si è organizzato il litigio dei capponi di Renzi. Di Renzo e di Lucia. Noi dobbiamo fare sì che da questo momento non si perda più un minuto. Mario Draghi rappresenta un punto avanzatissimo di capacità di visione, di credibilità internazionale, ma ritengo che anche chi prima si è impegnato nel fare la cosa giusta non abbia fatto assolutamente male. D'Alfonso, questo è un punto di vista oggi nel parterre divisivo, ma sarei interessato ad entrare proprio nella misurazione specifica delle cose fatte, delle cose che non si sono fatte per mancanza di tranquillità politica. Ecco, però rispetto alla configurazione politica, poi ovviamente la lasciamo, di questo governo, c'è il prima ma c'è anche l'adesso. Per esempio ci chiediamo se il Partito Democratico sarà disposto ad accettare la presenza di ministri della Lega all'interno di questo governo, che dovrà avere anche un peso politico. Ma io credo che dopo le consultazioni, che credo verranno messe in esercizio oggi, si tratta di capire quanto grande è la platea di coloro i quali vorranno sostenere questa fatica della decisione che interessa all'Italia e all'Europa. La Lega, nelle sue prossimità, ha anche delle bravure che potrebbero convenire, potrebbero convergere. Io, per esempio, non ho difficoltà a dare il mio voto come rappresentante dell'Abruzzo dentro al quadro dell'interesse nazionale ad una competenza quale quella di Giorgetti. Se fosse in vita qualche altro bravo del passato che ho visto fare governo nelle regioni del nord, io non credo che sia incompatibile con una squadra di governo che assume come questioni prioritarie le emergenze dell'economia o delle nostre istituzioni. Si tratta adesso di fare un ragionamento raffinato che non veda tacchini che vogliano fare più uno per la propria parte politica. E torniamo ai capponi di Renzo o di Renzi. Grazie, grazie D'Alfonso, buona giornata. Naturalmente la sua giornata è molto intensa. Poi evocavamo la Lega, Bagnai. Allora, ci saranno ministri del Carroccio all'interno di questo governo? C'è in atto una forte discussione anche interna, come è giusto che sia, al vostro partito. Salvini ha mostrato delle aperture. La sua posizione personale e quella della Lega, che poi però verrà declinata nelle consultazioni, soprattutto nella giornata di domani. Qual è il punto? Ah, guardi, sì, separerò la mia opinione personale dall'opinione, cioè dalla linea della Lega. Però visto che siamo in una trasmissione che ha un titolo bellissimo, I fatti e le opinioni, mi permetta qualche sottolineatura fattuale. Il collega D'Alfonso ha sottolineato che l'Italia deve recuperare tempo. Noi abbiamo le idee abbastanza chiare su chi abbia perso tempo. Ha perso tempo il governo precedente e questo ne ha determinato fatalmente la caduta. Se volete un esempio, è stato fatto dallo stesso collega D'Alfonso. Ha parlato di anno bianco fiscale di fatto, no? Va benissimo, ma allora si sarebbe dovuto fin dall'inizio, cioè fin da marzo, dallo scoppio della pandemia, dichiarare un anno fiscale di diritto per dare agli imprenditori e alle famiglie un quadro di riferimento certo all'interno del quale sapere quali sarebbero state le scadenze e soprattutto sapere che cosa sarebbe potuto succedere dopo le scadenze, perché le sospensioni dei pagamenti fiscali prima o poi non possono essere portate avanti e la Lega da sempre, dall'inizio della pandemia, chiede che dopo un anno bianco fiscale che si sarebbe dovuto dichiarare con coraggio politico da parte della maggioranza precedente, che non lo ha fatto, dopo questo anno bianco fiscale ci vuole una pace fiscale 2.0, cioè non può essere chiesto all'Italia di pagare le imposte tutte in un colpo, insomma. Quindi qua il tema i fatti sono qui. Allora qua c'è un altro tema e adesso andiamo al punto politico.
giustamente ha detto, con il suo linguaggio sempre molto interessante, molto, molto forbito, il collega D'Alfonso, che un governo non è un elemento di arredo, e noi siamo assolutamente d'accordo su questo, cioè un governo deve essere capace di prendere le decisioni. In un momento di questa complessità è necessario che il governo abbia una forte investitura politica. Ci fu un altro momento molto complesso nella storia del paese, quello del 2011. Si fece la scelta di adottare un governo con una mera investitura tecnica. Quel governo onestamente fallì, fu il governo di Monti, che ci consegnò a 7 trimestri di recessione. Mi sembra evidente che noi 7 trimestri di recessione oggi non possiamo permetterceli, e quindi occorre che vi sia, a prendere le scelte, una rappresentanza il più possibile sfaccettata e autorevole delle forze politiche in campo. Vorrei anche far notare però che l'opinione che un governo non sia un elemento d'arredo è condivisa da noi, ma non era condivisa per esempio dal premier incaricato Mario Draghi. Vi ricordo che dopo le elezioni politiche del 2013 il premier incaricato attuale, che allora rivestiva un altro ruolo, era presidente della BCE, disse che non importava chi fosse la parte politica che aveva vinto le elezioni, perché le riforme sarebbero andate avanti col pilota automatico. Allora, se l'approccio è questo, è chiaro che occorre stabilire un'interlocuzione con il premier incaricato per sapere se la pensa ancora così. Perché se il tema è questo, allora bisogna chiarire agli ascoltatori che attualmente la linea, diciamo, europea, le riforme che una volta, diciamo, nell'approccio di Mario Draghi dovevano andare avanti con il pilota automatico, mentre oggi secondo noi dovrebbero essere ridiscusse proprio dalla sua autorevolezza, oggi prevedono una cosa che è quella a cui ha accennato il collega D'Alfonso, lo spostamento della tassazione dal lavoro al capitale, che detta da un politico di sinistra sembra una cosa di sinistra, no? Perché i politici di sinistra, che sono quelli che hanno fatto il Jobs Act, che quelli sono quelli che hanno tagliato la spesa pubblica, dicono di difendere il lavoro e velatamente sono, diciamo, così, un po' critici verso il capitale. La verità è che spostare le tasse dal lavoro al capitale significa finanziare un abbattimento del cuneo fiscale con imposta patrimoniale. Questa è la ricetta che viene da Bruxelles. Allora, per il lavoratore questo che significa? Significa avere lo stesso netto in busta, ma se ha una casa di proprietà, pagare più IMU. Quindi i lavoratori devono sapere che in questo momento il pilota automatico di Bruxelles prevede questo. Noi andiamo a parlare, e tutta la destra, il centrodestra unito va a parlare, per chiedere delle soluzioni che siano pro business, ma che riescano a scardinare questa logica, la logica dell'austerità, che l'Europa purtroppo, va detto, ancora incardina nei suoi documenti ufficiali. Noi vogliamo scardinarla con l'autorevolezza e la sapienza tecnica del premier incaricato, se lui è disposto a farlo e ce lo dirà, e con il sostegno del primo partito in questo momento in Italia nel gradimento degli elettori. Chiudo dicendo che se la Lega è il primo partito, credo che ci sia un motivo molto semplice: i problemi che la Lega solleva, incluse queste criticità della costruzione europea e queste criticità del rapporto fra tecnica e politica, evidentemente sono percepiti e capiti dagli elettori, che ci danno fiducia perché sanno che noi anche in questo momento storico manteniamo la barra dritta, e per noi la barra dritta significa fondamentalmente il fatto che il popolo deve essere chiamato ad esprimersi e deve essere il popolo a determinare attraverso gli strumenti democratici l'indirizzo da dare al paese. Bene. Questa si chiama democrazia, e credo che su questo sia un minimo comune denominatore fra tutti i colleghi presenti. Restiamo nel campo del centrodestra. Nazario Pagano, Berlusconi oggi a Roma, un dato non soltanto simbolico ma di alto, insomma, messaggio politico nella sua presenza in prima persona ad incontrare Mario Draghi. Insomma, vuol dire che Forza Italia ha riassunto una centralità sia nell'ambito della coalizione, che pure sta vivendo forti fibrillazioni in queste ore. La posizione della Meloni rimane isolata, ma anche, insomma, nello scenario dei volenterosi che danno vita ad una risposta innanzitutto al messaggio del Capo dello Stato nel dar vita al governo Draghi. Sì, mi pare esattamente così. Il presidente Berlusconi ha sostanzialmente assunto una determinazione che è un po' anche la conseguenza delle dichiarazioni e delle affermazioni fatte da lui e dal nostro movimento politico in questi ultimi tempi, e cioè che la gravità
che poi sono state, come giustamente ricordava lei, ricordate e chiarite in modo inequivocabile dal capo dello Stato Mattarella. E cioè, in una situazione drammatica, tragica come quella che stiamo vivendo, di cui si facevano cenno anche i colleghi che mi hanno anticipato, non si poteva non pensare, non ipotizzare che fosse prioritario andare al voto, ma piuttosto mettere in sicurezza il Paese. E quindi è ovvio che in un momento tragico non si può ragionare come se voglio dire, l'Italia vivesse un momento di normalità o di regolarità delle proprie funzioni. Non è così, siamo in una situazione di pandemia da circa un anno, abbiamo un'Italia in ginocchio, non è un problema soltanto di tasse non pagate, ma di disoccupazione ormai portata alle estreme conseguenze, con tante persone che rischiano il licenziamento da marzo in poi se non verranno assunte determinazioni differenti. Insomma, una situazione dalla quale, a mio giudizio, lo pensavo ieri commentando tra l'altro con un altro dirigente dello Stato, se Draghi non riuscisse, e sarebbe un dramma per il nostro paese, a formare il governo, avremo i panzer tedeschi al passo del Brennero. Cioè, l'Italia sta rischiando tantissimo e non è il caso che noi che siamo in Parlamento, noi che facciamo politica da tanto tempo, noi che dovremmo sentire sulle nostre spalle e nelle nostre coscienze la responsabilità del ruolo che abbiamo, che abbiamo su di noi anche la responsabilità di tenere in piedi un'economia, uno stato sociale che è anche sanitario a questo punto, che è assolutamente fondamentale. Quindi per noi l'indicazione di Mario Draghi è stata il risultato di una domanda, una risposta ad una domanda che abbiamo rivolto. Silvio Berlusconi, venendo personalmente oggi a Roma, ovviamente dà una risposta non solo concreta che Forza Italia c'è, che il suo leader è presente, viene appositamente, ma interloquisce direttamente e in presenza, come si dice adesso, con una persona che lui ha stimato enormemente. Non dimentichiamoci, lo voglio ricordare ai telespettatori che ci stanno osservando, che Silvio Berlusconi indicò Mario Draghi governatore della Banca d'Italia e dopo averlo fatto nominare governatore della Banca d'Italia, lo indicò, negoziò e riuscì a farlo eleggere presidente della Banca Centrale Europea, ruolo che ha svolto con una competenza, con una perizia, con una capacità e in modo estremamente politico. Negli anni in cui ha svolto quello. Sì, però l'altro lato della mia domanda è relativo anche alle considerazioni che faceva Bagnai sul taglio europeista di questo nuovo governo. Il centrodestra rischia molto il suo futuro di coalizione. Beh, allora, qui è un problema. Io ho letto questa mattina un articolo, un'intervista del collega Bagnai che è collegato, collega e amico, mi permetto di dire, Alberto Bagnai, che siede nei banchi vicino al mio. Che lui, pur avendo avuto una storia, diciamo, che banalmente viene definita anti-europeista, oggi ha un approccio differente. Mi pare che lui veda in Mario Draghi una figura autorevole con cui, soprattutto sulle scelte economiche, si può… Alle condizioni che ci ha detto lui poco fa. Alle condizioni. Lui ha detto che c'è un pilota automatico europeo che ci porterà automaticamente ad annunciare patrimoniali. Io su questo, anche se è un amico, non sono d'accordo con lui. Non vedo patrimoniali all'orizzonte del nostro paese. Che farà la Meloni, secondo voi? Ma secondo me la Meloni, tenuto conto che guarda più che i propri parlamentari, che oggi oggettivamente sono pochi, guarda ovviamente ai sondaggi, capisco il ruolo che ha, capisco anche il fatto che il suo elettorato è un elettorato di forte identità, ha tutto l'interesse di partito a rimanere fuori da questo giro, ma noi abbiamo sempre detto prima gli italiani, prima l'interesse del paese e poi quelli di partito. Quindi capisco la Meloni, ma lei deve capire noi. Bene, allora prima pausa pubblicitaria, poi subito ancora Alessandro Quagliariello e altri interventi anche dalla nostra piattaforma Zoom. A tra poco.
Allora, siamo tornati in studio, i nostri ospiti parlamentari a commentare gli scenari che si stanno aprendo con l'incarico a Mario Draghi. Camillo D'Alessandro, parlamentare di Italia Viva, insomma, che cosa avete combinato? Insomma, il Paese nel giro di una settimana, 10 giorni, è andato verso questa situazione. La responsabilità viene attribuita non soltanto da altre forze politiche, ma dall'opinione pubblica, a Matteo Renzi. Ecco, perché c'è stata intanto questa implosione del Conte bis e perché si è arrivati a questo punto? Non avvertite anche il peso di questa responsabilità? Ma è evidente che il peso della responsabilità l'avvertiamo tutta, però dovremmo un attimo avvolgere il nastro e cercare di parlare con chiarezza. Secondo me tra qualche settimana, mese, quando tutto sarà più calmo, con un governo finalmente insediato, sarà anche tutto più chiaro quello che è accaduto in questo paese. La nascita del governo Conte 2 nasce sul presupposto di evitare, in modo dichiarato, che la destra sovranista potesse in qualche maniera, dopo la crisi di governo del Conte 1 generato dalla Lega, potesse determinare, come dire, una deriva che noi volevamo combattere mettendo in campo una coalizione eterogenea ma che dovesse fare sintesi. Allora, senza giri di parole, quello che è accaduto lo sanno esattamente gli italiani. Lei ha parlato di responsabilità, oggi qualcuno comincia a dire invece merito. Noi abbiamo portato avanti una crisi senza dividerci, arrivando a determinare, contribuendo a determinare, la chiamata alla responsabilità dell'italiano più autorevole in Italia, in Europa e nel mondo, per guidare una fase nuova del nostro paese in un momento che non è ordinario, in un momento che è straordinario. La straordinarietà evoca e convoca le persone straordinarie di cui ha bisogno questo paese. Draghi nasce da questo. Il consenso che si sta raggiungendo in poche ore attorno alla sua figura forse dimostra che il paese passa da una fase, diciamo, bloccata ad una fase in cui finalmente si inizia a correre, a fare in modo che le risorse vadano a terra, a essere consapevoli del momento, perché io credo che non si è molto consapevoli di quello che sta accadendo, di quello che potrebbe accadere nel paese. Non c'è solo il recovery, c'è da gestire i vaccini, c'è da gestire l'emergenza sanitaria, c'è da incrociare una ripresa del paese, e lì è stato fondamentalmente lo scontro. Se il recovery, prima versione, bozza delle 2 della mattina, noi avessimo detto sì, sarebbe stato un recovery tradotto in bonus che non avrebbero determinato quelle risorse necessarie per la crescita, crescita che poi finanzierà la possibilità del gettito da parte dello Stato per ripagare i debiti. Tradotto ancora, se il recovery non funziona per la crescita, lascia solo debiti a chi? Ai giovani di oggi, ai giovani di domani, ai figli dei nostri figli. Questo è quello che noi abbiamo contestato, partite di merito. Rispetto a questo c'è stata un'operazione di palazzo, tentando di sostituire una forza politica con altri gruppi, un altro gruppo parlamentare, con la sommatoria di tante individualità messe insieme. Questa operazione non è riuscita, perché se fosse riuscita oggi noi non avremmo Draghi al governo, ma avremmo una continuità diversa. Di questo si sta parlando, però prima o poi credo che la verità emerga. Io credo che si annoiano i cittadini se a giustificare le divisioni che noi abbiamo avuto al nostro interno, però è chiaro che se tu da settembre non convochi un tavolo politico, arrivi addirittura alle 2 di notte a presentare il più grande piano dopo quello che fece De Gasperi per essere approvato il giorno dopo con un emendamento alla finanziaria, è chiaro che qualcosa si era rotto prima. A proposito delle operazioni, diciamo, che sono intercorse tra il tentativo del Conte Ter e la nascita poi del nuovo governo Draghi, la gestazione che avviene in queste ore, la testimonianza del senatore Gaetano Quagliariello di Idea Cambiamo, il quale ha resistito insieme, insomma, a tutto il gruppo dei parlamentari che fanno riferimento alla formazione politica del governatore Toti, alle sirene contiane nella settimana precedente, e che ha già incontrato Mario Draghi, quindi ci dirà, adesso ci rivelerà ai nostri telespettatori, a quelli di Rete 8, insomma, le prime impressioni e i contenuti di questo primo incontro avuto ieri con il premier incaricato. Quagliariello, ricostruiamo un po' lo scenario e diamo le ultimissime.
Sì, buonasera a lei innanzitutto e agli ascoltatori. Ma insomma, nella vita si fanno resistenze molto più importanti. Insomma, quella che abbiamo compiuto noi è ordinaria amministrazione, è fisiologia in politica. Noi non avevamo sempre votato contro il governo Conte 2, avevamo ovviamente fatto un'opposizione corretta, riconoscendo che quel governo si è trovato di fronte a problemi molto grandi e non c'era ragione per cambiare opinione. Quello che ci si proponeva era una continuità di quel governo. E noi abbiamo detto una cosa molto semplice: questa crisi è scoppiata all'interno di una maggioranza che evidentemente non si ritrovava più, è necessario passare a un governo di salvezza nazionale. Abbiamo pensato che soltanto questo linguaggio potesse essere compreso dai cittadini. Noi siamo, lei come sa, io faccio lo storico, ogni tanto gli storici fanno empatia. Mi provo a immaginare cosa lo storico tra 100 anni avrebbe potuto scrivere dell'Italia. È un paese flagellato da quasi 100.000 morti, dove c'era una difficoltà ad avviare la campagna vaccinale, che come lei sa ha un valore sanitario ma anche un valore economico, con una scure dei licenziamenti di massa sulla testa del paese, alcune categorie, penso a partite IVA, professionisti, penso agli operatori dell'economia di prossimità, che sono in ginocchio, e in tutto ciò insomma, l'Italia si baloccava con una crisi, cercando formule politiche o aggiustamenti. Insomma, in questi casi si fa un gabinetto di guerra. Questo è quello che fanno le grandi democrazie, perché la democrazia è una, ma la democrazia del tempo di guerra o del tempo di pandemia non è quello di un tempo normale. Devo dire che insomma, questa linea si è affermata, io non credo per la nostra forza politica e tantomeno per la nostra forza numerica, siamo un gruppo orgoglioso ma piccolo, ma si è affermata perché probabilmente è più vicina alla realtà, e a volte poi la realtà è più forte di qualsiasi calcolo politico. E noi ora siamo a questo punto, siamo di fronte ad un appello di salvezza nazionale. Ieri noi siamo stati ricevuti dal presidente incaricato, devo dire che le sue doti personali non erano in discussione, ma c'è stata una conferma della giustezza della scelta, perché io penso che lui abbia assolutamente chiaro il fatto che il suo governo è un governo che nasce su alcune emergenze. Sotto questo aspetto non c'è nessun paragone possibile con il precedente del governo Monti, perché se posso tradurre il pensiero che è stato espresso, si ha chiarissima l'idea che noi usciamo da una situazione di depressione che ha investito le persone innanzitutto, che ha investito la società, ha investito l'economia e persino le istituzioni. Il compito di questo governo è tradurre e modificare questo stato di fatto e introdurre una iniezione di vitalità e di ottimismo. E per far questo ci sono alcuni capitoli ben precisi. Il piano vaccinale innanzitutto, che ripeto ha un valore sanitario enorme, perché dobbiamo mettere a sicuro gli over 75, che sono quelli che continuano a morire oggi, ma ha anche un valore politico, perché quando questo è economico, quando questo verrà fatto, l'Italia potrà riaprire. Abbiamo da trovare soldi, ma non da sprecarli, e bisogna abbandonare una politica di indennizzi per creare delle opportunità. Innanzitutto nell'ambito del lavoro, e poi io credo che sull'Europa
bisogna avere un approccio pragmatico che abbandoni, diciamo, le dispute ideologiche. È evidente che con il recovery per la prima volta dei cittadini di uno Stato hanno accettato di tassarsi anche per cittadini di un altro Stato. Questo è un dato di fatto. E tra le altre cose, poiché l'Italia avrà più di quello che darà per una volta, evidentemente noi siamo coinvolti in questa situazione. È altrettanto chiaro che se questi soldi saranno spesi bene, ci sarà un vantaggio per tutti, noi andremo verso una progressiva integrazione dei bilanci europei. Se invece questi soldi saranno sprecati, beh, ci sarà un effetto boomerang e l'Europa si allontanerà. L'Europa non è un atto di fede, l'Europa è una possibilità e una risorsa e come tale evidentemente oggi viene messa alla prova. Ecco, io credo che in questa situazione, questa è l'ultima cosa che vorrei dire, io mi auguro che il centrodestra si trovi tutto all'interno del perimetro di questo governo, che evidentemente non può avere veti, perché se c'è un appello alla salvezza nazionale, beh, non è che si può dire tu sei un po' più legittimato di un altro. Nel momento nel quale c'è questo, ci sono delle cose da fare e ci sono delle persone da scegliere, indipendentemente dalla loro caratteristica politica o tecnica, che quelle cose le possono assicurare e le possono fare. Senatore Quagliariello, intanto spiego ai nostri telespettatori che abbiamo invitato a questa trasmissione anche un rappresentante del Movimento 5 Stelle, il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi, che però ci ha fatto sapere che ha avuto un impegno improvviso e non può partecipare, scusandosi con noi e con i nostri telespettatori. Bagnai, ecco, parliamo anche delle insidie politiche che sono, insomma, covano sotto la cenere di questa situazione comunque in evoluzione, in particolare del Movimento 5 Stelle, che rischia di in qualche modo a sua volta implodere rispetto alle decisioni che verranno prese proprio in questi giorni, in queste ore. Ecco, qual è l'insidia più rilevante a suo avviso per l'operazione Draghi rispetto alla eterogeneità della maggioranza che andrà a sostenere il governo? Soprattutto quali sono i rischi per il Paese rispetto ad una possibile possibile debolezza di un governo che invece nasce, bisogna dirlo, proprio sulla scorta del raccogliere, facendo tutti magari un passo indietro, l'appello del Presidente della Repubblica? Guardi, prima il collega Quagliariello, di cui apprezzo sempre le analisi e la capacità di mettere in prospettiva i fatti dell'attualità, che è una cosa che ci aiuta oggettivamente, ha menzionato il gabinetto di guerra. Vorrei ricordare che questa è stata anche una proposta della Lega, anch'essa, fin da marzo. Ci è voluto quasi un anno per arrivarci, la logica è questa e in questa logica noi partecipiamo. Le insidie, rispondo alle insidie. Guardi, la principale insidia che il premier incaricato si troverà di fronte è purtroppo nella logica delle cose, cioè nel fatto che il Parlamento è disallineato rispetto alla volontà che gli elettori, diciamo, ormai manifestamente esprimono di essere guidati da un governo di natura conservatrice. Voglio fare una sottolineatura sulle parole dell'onorevole D'Alessandro, che molto onestamente ha detto che l'esperimento Italia Viva Conte Bis è nato per non consegnare il paese alle destre, ma questo significa che è stato confessato che si sa che se si votasse il Parlamento, gli elettori si esprimerebbero a favore dei partiti come la Lega, come Forza Italia, come Fratelli d'Italia, e non lo si vuole fare. Quindi giustamente uno che ragiona così ovviamente esce dal Partito Democratico, perché questa non è democrazia, e costruisce un altro oggetto. Dopodiché io sono totalmente d'accordo sulle critiche che il collega D'Alessandro ha fatto alla proposta di recovery che era stata messa in campo e che aveva esattamente i limiti che ha presentato, che ha proposto lui. Però vorrei fare un'osservazione, diciamo, il momento è diverso, non è un altro caso Monti. Guardi che, guardate e ascoltate, ascoltatori e telespettatori, la Lega, se
chi ha fallito proponendo l'austerità riconosce di aver fallito e adesso propone qualcosa di diverso, noi siamo contentissimi come movimento politico, perché noi coerentemente fin da subito, chi vi parla, ma anche tutti i parlamentari della Lega, ci siamo schierati contro la logica dell'austerità e avevamo ragione. Quindi vorrei essere molto trasparente su questo. Vede, bisognerebbe convocare certo tutte le forze politiche, ma se noi abbiamo un caso come quello del, diciamo, dell'artefice e dell'ispiratore del Movimento 5 Stelle, che ieri dice noi partecipiamo solo se c'è reddito di cittadinanza e patrimoniale, lei capisce che noi come Lega siamo in difficoltà, ed è in difficoltà oggettivamente il premier incaricato, perché dovrà fare delle scelte. E attenzione, vorrei essere chiaro su un punto con il collega Pagano, di cui apprezzo sempre l'acutezza, e nell'ottica, diciamo, a prescindere dall'importanza politica, tattica e strategica dell'unità del centrodestra, il collega Pagano sa che c'è sempre stato uno scambio fruttuoso fra noi. Quando dice che la patrimoniale non è nelle carte, non è in vista, io vorrei sottolineare una cosa: la patrimoniale era nelle carte, nel senso che le carte dicono che la Commissione europea ci raccomanda di rivedere gli estimi catastali, cioè l'imponibile dell'IMU, evidentemente al rialzo, e collega anche questo all'abbattimento del cuneo fiscale, come dicevo prima. Voglio essere preciso su questo. Con il governo precedente, un governo spappolato, sorretto da una maggioranza raccogliticcia, questo sarebbe necessariamente successo. Il motivo per cui noi guardiamo con pragmatismo all'avvento di un premier incaricato autorevole è perché eviti al paese l'umiliazione e lo sperpero, il danno di risparmio di politiche simili, e andiamo a vedere se lui ne è consapevole, come certamente lo è, e se ha intenzione di sostenerci in uno sforzo di ripresa del paese che sia effettivamente tale. Queste, diciamo, sono le, secondo me, criticità fondamentali in questo particolare momento. Dopodiché voglio anche dirvi che nelle audizioni che abbiamo fatto in Commissione Finanze al Senato, tanto per dare concretezza anche a quello che vi dico, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini è venuto a raccontarci che l'Agenzia delle Entrate sta già aggiornando i suoi database per, come dire, intervenire sul catasto. A una mia domanda a che cosa servisse questa importante operazione, mi è stato risposto che sarebbe stata consegnata una memoria scritta che ancora non è stata consegnata. Quindi, capite, ci stanno lavorando e noi in questo momento non ce lo possiamo permettere. Faccio due sottolineature rapidissime tecniche per far capire che la Lega è sui problemi. Non è stato menzionato un elemento importantissimo: l'interazione fra il nuovo codice della crisi d'impresa, che va assolutamente di cui va assolutamente rinviato l'entrata in vigore, e la situazione di stress dei bilanci delle aziende. Con queste regole si rischia un'ondata massiccia di fallimenti. Seconda sottolineatura e chiudo: un intervento sul patrimonio immobiliare, un innalzamento della tassazione determinerebbe, come al tempo di Monti, un crollo dei valori immobiliari, all'epoca fu del 25%. In questo momento il sistema bancario non può permettersi che le garanzie che ha a copertura dei suoi crediti subiscano una simile perdita di valore. Sarebbe una strage anche sotto il profilo finanziario. Dobbiamo stare molto attenti a come si interviene, e la Lega vuole dare il suo contributo tecnico e di conoscenza dei problemi per indirizzare bene l'attività di questo governo, ovviamente nella condivisione di tutti. Quindi sono curioso di sapere se, appunto, qualcuno non è d'accordo con il fatto che bisogna evitare di alzare le tasse. Sentiremo subito dopo la pubblicità l'ultima interruzione. Intanto la ringraziamo, senatore Bagnai, può restare ovviamente in ascolto, poi andremo a chiudere con il secondo intervento anche dei colleghi Pagano, D'Alessandro e Quagliariello. Grazie ancora. Linea alla regia, ci vediamo tra pochissimo. Allora, siamo tornati in studio, c'ho tanti nodi che, insomma, verranno fuori e dovranno essere esaminati nel corso delle consultazioni in corso in queste ore, oggi e anche soprattutto domani. Abbiamo sentito la Lega piuttosto agguerrita nelle cose che chiederà al presidente incaricato di chiarire. Una di queste fondamentali, probabilmente non è il motivo per cui è caduto il governo, forse ce lo dirà D'Alessandro, ma insomma uno dei temi più spinosi
è quello del MES. Gli ospiti che parleranno di questo argomento in questo studio ovviamente la pensano più o meno allo stesso modo. Insomma, penso Pagano che sarà una delle cose su cui si tornerà a discutere anche nel corso delle consultazioni, vista anche l'emergenza sanitaria che purtroppo, diciamo anche dalle nostre latitudini, continua ad essere molto 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 preoccupante. Abbiamo visto anche, volendo restare sul locale, la situazione degli ospedali in Abruzzo, che sta davvero probabilmente ancora raggiungendo soglie critiche per i ricoveri. C'è il rischio di una terza ondata, i ritardi nei vaccini. Insomma, la sanità rimane, anche nelle parole di Mattarella, la priorità numero uno tra le tante che questo governo dovrà affrontare. A questo punto di vista, ecco, l'uscita di scena di Conte, l'indebolimento in qualche modo del Movimento 5 Stelle favorirà a suo avviso una lettura diversa dell'approccio al MES? Ma io personalmente me lo auguro, perché sono fermamente convinto che proprio le cose appena dette da lei sono purtroppo di una tale stringente e grave attualità che non tenerne conto è un dato gravissimo. C'è stata una, e continua secondo me pericolosamente ad esserci da parte di qualche protagonista della politica italiana, una sottovalutazione del dramma, della tragedia che sta avvolgendo il nostro paese. Sarà che io ho una moglie che è impegnata in prima linea proprio sul fronte dell'emergenza Covid e del piano nazionale vaccinale. Io sono consapevole che anche in queste ore noi stiamo vivendo una fase drammatica anche di avanzamento, per esempio, della variante inglese persino nella nostra regione, e che non possiamo permetterci di non essere particolarmente attenti proprio alle questioni della sanità. Vorrei aggiungere quindi che la questione se attingere al prestito a costo zero sostanzialmente del MES sanitario sarà tenuto in considerazione dal primo ministro Draghi. Quello che voglio però dire è che rispetto anche, e lo dico benevolmente a un amico che stimo tantissimo, qual è Alberto Bagnai, che le cose dette in passato o affrontare certi temi negli anni passati non significa che debbano essere attuali anche oggi. Mi spiego meglio. Mario Draghi ha dimostrato di essere l'uomo delle grandi emergenze, l'uomo che ha saputo salvare l'Italia, la Grecia e la Spagna quando ci fu la tragica crisi economica del 2008, del 2009, del 2010, e se non avesse fatto quello che ha fatto, in particolare mettere in campo anche contro la banca centrale tedesca, il quantitative easing, cioè la possibilità di acquisire importantissime dosi di titoli di Stato del nostro paese, noi probabilmente saremmo morti. Ecco, allora voglio dire, anche lui quest'estate, Mario Draghi, ha parlato di debito buono e di debito cattivo, cioè del fatto che si è consapevoli che in certi momenti, quando lo Stato sociale scricchiola, quando la difficoltà delle persone è da un punto di vista sanitario e da un punto di vista economico sull'orlo del baratro, bisogna saper fare debito, bisogna però farlo bene, ecco, non buttare soldi. Mi ricordava un amico ieri che, per esempio, anche la questione del recovery plan è comunque strettamente collegata a certe condizioni, prima fra tutte che noi finalmente si facciano talune riforme. Se non si affrontano le riforme della giustizia, della burocrazia, degli appalti pubblici, noi siamo avvitati. Il governo Conte, purtroppo, il collega D'Alessandro lo sa, ma li hanno messi in crisi i loro ex alleati proprio per questa ragione. Era un paese bloccato, sì, hanno erogato un po' di sussidi e di indennizzi, ma di fatto non si sono create le condizioni per rilanciare questo paese.
E voglio dire, in conclusione, che pensare a una riedizione con le stesse maggioranze di prima, perché ho sentito la Meloni ieri sera di Rapporto a Porta, io non posso stare con chi di fatto il socio di maggioranza continuerà ad essere, deve essere responsabilità di tutti che il socio di maggioranza di prima non continui ad essere il socio di maggioranza, certo, di adesso, e che comunque questo è un governo del Presidente, non solo del Presidente Mattarella, ma anche del Presidente del Consiglio, perché è ovvio che noi oggi abbiamo un Presidente del Consiglio, mi auguro con tutto il cuore per la sorte degli italiani, che noi avremo un Presidente del Consiglio che ha sul suo cellulare il numero di cellulare di Angela Merkel, che ha il cellulare di Macron, cioè è un uomo stimato a livello internazionale, che ha sciolto una serie di nodi e che ha soprattutto risolto una serie di problemi a livello europeo. Ed è, a mio giudizio, in un momento nel quale purtroppo l'Italia aveva perso colpevolmente peso non solo a livello europeo ma a livello internazionale, ci darà una possibilità di recupero, di credibilità e di autorevolezza che purtroppo avevamo smarrito. Mario Draghi è il migliore degli italiani. Io mi sono permesso di anticipare l'uscita di Silvio Berlusconi nella giornata precedente con una mia agenzia, insieme ad altri colleghi come Renato Brunetta, come altri colleghi ancora, come la stessa Mara Carfagna, nella quale bisognava capire che questa era un'occasione che Forza Italia non poteva perdere. Chi entra nel governo di Forza Italia? Questa è una bella domanda. Noi abbiamo tanti uomini e tante donne di altissimo profilo anche istituzionale, e dico uno fra tutti, Antonio Tajani, è stato presidente del Parlamento europeo, una figura sulla quale, come dire, con uno standing non europeista, con uno standing di cultura europea e soprattutto di autorevolezza, anch'egli persona nota in tutte le cancellerie europee ma anche internazionali. Forza Italia, voglio ricordarlo, e questo lo dico benevolmente al collega Alberto Bagnai, la nostra Costituzione dice che le legislature durano 5 anni e che la nostra è una democrazia parlamentare. Noi in questo momento, voglio dirlo a chi guarda prima ancora che i gruppi parlamentari, guarda i sondaggi, che è sbagliato, bisogna innanzitutto guardare ai gruppi parlamentari. Io voglio solo ricordare a chi ci sta ascoltando che Forza Italia in questo momento ha 91 deputati e 52 senatori, ripeto, 52 senatori, noi abbiamo 142 parlamentari, se noi entriamo in maggioranza noi saremo anche di più del Partito Democratico, allora, ci saranno più parlamentari di Forza Italia che del Partito Democratico, perché bisogna ricordarlo. Io ieri ho visto A Porta, hanno fatto vedere i sondaggi, sbagliato caro Bruno Vespa, dovevi far vedere il numero dei parlamentari in questo momento in campo. E a proposito di numeri, la Costituzione la conosco bene, allora, perché la mettiamo insieme anche. Allora, per numero di parlamentari Movimento 5 Stelle, per sondaggi la Lega al momento sono i due principali partiti del paese, se la leggiamo nell'uno e nell'altro caso, ovviamente le due cose non sono sovrapponibili come le diceva Pagano, però proprio sul MES io voglio capire da D'Alessandro, che peraltro è presidente del gruppo intergruppo parlamentare proprio sul MES, come potrà orientarsi Draghi? Ecco, di qui si capirà anche proprio sul MES la consistenza politica oppure tecnica del governo, perché insomma al MES sono contrari i due principali partiti del paese, è così. La Lega e il Movimento 5 Stelle, è così. Non esiste una maggioranza promessa. No, non credo che adesso ci sia una maggioranza promessa, tant'è vero che l'intergruppo parlamentare si proponeva di arrivare ad un dato di verità, anche ad essere sconfitti ma in aula, rispetto a un governo, noi chiedevamo come Italia Viva, che si rimetteva alla volontà dell'aula e arrivare a decidere e assumersi la responsabilità di fronte a oltre 80 ai morti che conosciamo, alla sanità che conosciamo, al disastro che conosciamo, e anche qui bisogna essere chiari, la politica è calcolo, strategia, tattica, comunicazione, però quando arriva la guerra, quando arrivano i morti, quando arrivano dentro casa tua, in ogni nostra casa, la paura, il terrore del contagio, veramente si può continuare ad accettare che di fronte ai dati reali che riguardano la vita delle persone non ci si affronti il tema della emergenza
dell'emergenza che il sistema sanitario, si è dimostrato che la pandemia in Italia, in Europa, nel mondo, nel momento in cui si colpisce il sistema sanitario, si colpisce l'economia del paese, nel momento in cui si ferma la sicurezza sanitaria, si ferma l'economia di un paese, di una nazione, dell'Europa, del mondo, e la priorità delle priorità. Rispetto a questo noi abbiamo visto balbettare da un lato posizioni populiste dei 5 Stelle, da un lato la resistenza di posizioni sovraniste da parte della Lega, e non a caso, ora il senatore Bagnai, insomma, lo apprezzo molto, però il governo Conte nasce, esiste, perché c'è stato un governo Conte 1 fatto da due populismi diversi messi insieme, uno sovranista, uno più, diciamo, 5 Stelle. Nasce da lì Conte, non è che viene che se lo inventano gli altri nel PD e nel Renzi, nasce da lì. E quindi, come fu quella un'operazione che tra l'altro divise il centrodestra, oggi si apre un altro scenario. Voglio dire una cosa sul punto di vista politico: che cosa sta producendo l'effetto Draghi? Al di là, per il paese, per l'economia, salutato dai mercati, dall'Europa, dal mondo, sta producendo due fatti. Il primo: voi sapete tutti che la Merkel, che l'Europa ha un nome e cognome da anni come punto di riferimento, ed è la Merkel. Quando si parla di Europa si parla di Merkel. La Merkel oggi è in uscita e Mario Draghi entra nel circuito economico, nel circuito europeo, esattamente dentro l'uscita della Merkel emerge un altro leader che può guidare l'Europa, ed è Mario Draghi. Prima questione. Seconda questione: la presenza di Draghi sta implodendo la politica tutta, sta mettendo in discussione il centrodestra, sta mettendo in discussione anche la Lega al suo interno, in un dibattito, ha dimostrato Forza Italia di essere radicalmente europeista, anche staccandosi da posizioni più intransigenti come quelle della Meloni, sta mettendo in discussione il Partito Democratico, perché non finisce lì la partita del Partito Democratico, non finisce nell'abbraccio sulla piazzetta di Conte e dei 5 Stelle come futura coalizione, come nuovo Ulivo. Vedrete il dibattito che ci sarà nel Partito Democratico, attraversa anche noi, perché è chiaro che di fronte a una scelta del PD, da un lato, di allearsi organicamente 5 Stelle, addirittura con il leader ex sovranista Conte, e con il centrodestra dall'altra parte, vedremo messi in discussione anche noi, cioè ritorna la politica. Diciamo che ci siete abituati, cioè, negli ultimi tempi, ci siete abituati in questi tempi. Chi? A essere messi in discussione. Ma guardi, questa è una battuta che chiaramente tende a semplificare un quadro che deriva anche da un approccio culturale, cioè certo, non entrare nel merito delle questioni. Stiamo parlando del dramma di un paese, e certa stampa riesce a raccontare questo fenomeno rispetto a vicende caratteriali. Il recovery funzionava o non funzionava? Il sistema sanitario che lui le ha descritto è in crisi o non è in crisi? Le norme sugli appalti fanno andare a terra i soldi per i cantieri o no? A marzo c'è lo sblocco del licenziamento, che succede, con quali risorse si copre o no? Che dovevamo fare? Dovevamo fare voltarci dall'altra parte e fare finta che non accadeva nulla? Più di implorare di riunione di maggio, perché imploso l'ultimo, diciamo, la riunione famosa in cui non si è trovato l'accordo? Perché tutti quei nodi, dal MES agli altri, messi sul tavolo, hanno dimostrato che praticamente non c'era la possibilità di trovare una sintesi e un'intesa. Un'ultima questione che la gente la vede distante, e cioè sulla giustizia. Ma l'idea che noi abbiamo deviato nel corso di pochi anni, anche per responsabilità della Lega, del governo Conte 1, con la, soprattutto vorrei dire, del responsabile della Lega, perché se non fosse stata per la Lega non sarebbe stata possibile, siamo passati da uno Stato di diritto a uno Stato giustizialista, che non c'entra niente con la Costituzione. Chiaramente, quando non ti colpisce non ti riguarda, quando ti colpisce vieni rovinato. Tutte queste questioni è evidente che non è stato possibile discuterle. Io non so più, ed ero tra quelle, sono tra quelle, lo sanno anche a livello nazionale, che più pontiere dei pontieri nei confronti del centro-sinistra, sono stato molto attraversato, in difficoltà, abbiamo discusso molto dentro Italia Viva, però di fronte a queste questioni dove non si riesce a fare un passo in avanti, noi dobbiamo raccontare la verità. Soprattutto io la voglio raccontare ai miei figli, che quando mi diranno ma che sei stato a fare, ci sarà una reazione tipo alla Guastatore, come la battuta sua, invece ci sarà una battuta, chiaramente, ci sarà invece un'altra narrazione che dirà si sono assunti responsabilità mettendosi a rischio. Per il futuro io voglio chiudere questa trasmissione affidandomi alla saggezza del professor Quagliariello, ascoltando insomma la sua valutazione rispetto a questi nodi che abbiamo affrontato, e che
riguarderanno probabilmente il DNA dell'esperienza che si sta avviando con il professor Draghi. Vale a dire, abbiamo parlato del MES, abbiamo accennato al reddito di cittadinanza, ai temi della giustizia, ne parlava D'Alessandro. Ecco, noi anche alla luce di quello che inizialmente sembrava dovesse essere un profilo diverso di questo governo, accennato dalle parole durissime del presidente Mattarella l'altra sera, che parlava di fallimento della politica, invece stiamo per arrivare ad un governo che avrà un ampio fronte politico di sostegno trasversale alle coalizioni esistenti. Nulla sarà come prima in questa fase conclusiva della legislatura, perché questo sarà il governo che porterà a termine in un modo o nell'altro e nelle durate che vivrà questa legislatura. Allora io le chiedo, non c'è il rischio, professor Quagliariello, ecco, studiando lo scenario, che questi veti incrociati, che comunque continueranno a permanere tra le forze politiche, perché insomma si tratta di visioni totalmente diverse su questi temi e su tanti altri temi, bloccheranno l'azione di Draghi, oppure Draghi farà di testa sua, anche con maggioranze variabili, anche prescindendo da quello che sarà il pronunciamento del Parlamento e le stesse maggioranze parlamentari sull'uno e sull'altro caso? Ecco, che tipo di fase politica si apre per la governabilità del Paese su queste scelte, su questi nodi per Draghi? Quagliariello? Microfono. Eccomi. Eccoci. Sì. Io penso innanzitutto che il presidente Draghi concluderà sabato un primo giro di consultazioni nel quale ascolterà più che esprimersi. Questa è stata l'indicazione che è venuta dal nostro incontro di ieri, e quindi ascolterà cosa le diverse forze politiche hanno da dire e poi evidentemente anche che tipo di governo pensano si debba fare, appunto un governo politico, tecnico e così via. Sono convinto che insomma, questa fase dell'ascolto è stata impostata sui giusti binari, perché ecco, è una fase di ascolto a 360 gradi senza che vi siano veti, e ripeto, credo che in un governo di unità nazionale o di salvezza nazionale i veti non ci possono essere. Il governo politico si è provato a farlo, non ci si è riusciti. Ora poi, dopodiché, ci sarà una sua proposta, ed è questa quella che insomma traccerà il perimetro del governo, che è giusto nasca sulla impostazione che il presidente proporrà su tutta una serie di questioni che possono essere affrontate in un modo o nell'altro. Faccio soltanto un esempio: dare indennizzi o creare opportunità. Provare a aumentare i soldi a disposizione o concentrarsi sulla qualità della spesa. Ecco, queste sono, diciamo, tracce di fondo che poi ovviamente dovranno essere specificate. Teniamo conto di una cosa però, che molti dei problemi che noi abbiamo davanti, perché sennò non si parlerebbe di salvezza nazionale, ecco, non sono né di destra né di sinistra. Anche qui voglio fare un esempio, ed è quello della campagna di vaccini. Una campagna vaccinale la si fa bene o male, la si fa in tempi rapidi o la si fa lentamente, la si fa organizzandola in maniera assolutamente perfetta oppure organizzandola assai male. Quindi alcune delle cose che questo governo, e forse le principali, a me non sembrano che siano né di destra né di sinistra. E voglio dire un'ultima cosa. Io sono d'accordo con il collega di Italia Viva. Io non penso che il mondo dopo Covid, il mondo, diciamo, sarà uguale al mondo di ieri. Io credo che noi avremo un cambiamento antropologico, sociale, economico, e avremo anche un cambiamento politico. Nemmeno la politica sarà quella di ieri.
E quindi, diciamo, quest'anno, il tempo che va dalla costituzione del governo fino all'elezione del Presidente della Repubblica, io credo che sarà un tempo anche per rivedere le identità e per rivedere le proposte politiche da parte di tutti i partiti. E io spero che sia anche un tempo per rivedere le istituzioni, e questo lo dovrebbe fare il Parlamento. Tutti i colleghi che sono intervenuti qui sanno che la depressione di quest'anno ha investito anche l'attività parlamentare, che al tempo del DPCM è stata, come diciamo così, evirata, e che il Parlamento riprenda un piano di riforme e dia stabilità al nostro Paese. Questa è una delle cose che ci servono come il pane, che ci serviranno come il pane. Quando si chiuderà questo grande ombrello che a livello internazionale è stato posto per difenderci dalla pandemia, ma appunto un giorno noi, se vogliamo non trovarci più poveri e più esposti, dobbiamo attrezzarci. E in questo senso la stabilità delle istituzioni è un valore incredibile. Noi, ad esempio, i soldi del recovery li dovremmo restituire in 30 anni, finiremo di pagare nel 2053. Rendiamoci conto che cosa vuol dire avere dei governi stabili che riescano a fare questo per quei giovani che evidentemente verranno gravati assai più di noi di questa incombenza. Ecco, io spero che il capitolo riforme, non si potrà fare una grande riforma, ma si potrebbero fare 3-4 cose molto puntuali per dare stabilità al Paese. Chiudo con un dato. L'Italia dalla guerra in poi, dalla dopoguerra in poi, ha avuto 14 esploratori, l'ultimo dei quali il presidente Fico. La Germania nello stesso periodo ha avuto solo 9 cancellieri. Ecco, rendiamoci conto anche quanto le istituzioni possono influire anche sulla condizione economica di un paese. Ed è così. Grazie senatore Quagliariello, grazie a Camillo D'Alessandro e Nazario Pagano nei nostri studi, grazie ai parlamentari che sono intervenuti sulla piattaforma Zoom per questa trasmissione, nella quale abbiamo riscontrato anche, diciamo, alta qualità delle personalità che rappresentano anche la nostra regione Parlamento, perché abbiamo delle figure che hanno anche delle proiezioni nazionali molto, molto importanti, molto rilevanti e molto prestigiose. Quindi ringrazio in particolare tutti voi. Grazie e appuntamento a venerdì prossimo per una nuova puntata dei Fatti e le Opinioni.